compie miracoli, fa dei gesti eloquenti e pronuncia delle parole efficaci. Quindi sta in questa dimensione ed è un grandissimo narratore. Parabole, lo dico tutte le volte che ho l'occasione di dirlo, condensano in poche righe dei racconti infiniti. Parabola del padre misericordioso o del figlio prodigo. Provateci a raccontarla così bene, commettendoci dentro così tanto in così poco spazio. Da questo punto di vista, la mia preferita in assoluto è, dal punto di vista narrativo, è la parabola dei servitori dell'ultima ora. Quando i servitori della prima ora protestano e dicono: abbiamo sopportato la fatica della giornata e il caldo. In tre parole, la fatica della giornata e il caldo, voi vedete la fatica dell'operaio lungo la giornata. Eppure proprio questa arte, che è così umana da diventare divina,